Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente è arrivato il momento dell'home tour completo della mia nuova casetta in Olanda. Quindi ci sono tutti i mobili, tutte le cosine, ho arredato questa casa veramente, mi sono appassionata tra l'altro di arredamento mentre l'arredavo, sono particolarmente contenta del risultato, anche se devo fare questa piccola premessa, la faccio un po' in tutti i miei home tour, mi rendo conto, però vi giuro che la verità non mi sembra mai che sia completo, no? Cioè mi sembra che ci sia sempre qualcosina da migliorare, qualche consiglio che magari mi potete dare vedendo questo home tour, ok? Quindi diciamo che non è completa al 100% ma al 90%, diciamo così, perché sicuramente continuerò a fare qualche modifica, aggiungere qualcosina nel tempo, ci sono già cosine che ho visto che vorrei ordinare, che vorrei prendere per continuare ad arredare, quindi ci saranno probabilmente altri cambiamenti in futuro, però per il 90% è finita e adesso vedrete tutto quanto, ragazzi, quindi non mi dilungo troppo perché so che ci tenete, che non vedete l'ora, quindi ok, vi lascio il video, bacio, a dopo. Ok ragazzi, allora questa è l'entrata, la porta d'entrata è alle mie spalle, eccola qua, e qui appunto questa è una specie di piccola entrata, qui sulla sinistra c'è il bagno che vedremo tra poco, ma questa è appunto, questo è quello che vedete appena entrate. Io ci tengo che vi sentiate a casa, quindi questa è l'entrata, ragazzi. Allora lì c'è il soggiorno, qua su si va su per insomma il secondo piano dove ci sono le stanze, e qui invece ho messo, allora questo è un appendiabiti, è bianco, molto semplice, l'ho trovato su Ikea, mi era piaciuto, e eccolo qua, è appunto molto minimal, e poi ho voluto naturalmente prendere uno specchio bello ampio per l'entrata, perché nella mia casa a Trieste avevo uno specchio piccolino in entrata, che poi ho portato comunque qui, ma appunto era piccolino e invece mi piace potermi specchiare per intero, diciamo, prima di uscire, quindi ho preso questo specchio, se non sbaglio è di Maison du Monde, e lassù c'è Gatto Denver che già ci chiama. Gatto Denver, vieni Gatto Denver. Vieni amore mio, vieni, Denver, Denver, eccolo, ciao amore mio, tu ci fai da guida? Ok, grazie, ciao amore mio bellissimo. E poi prima di entrare in soggiorno vi faccio vedere, anzi prima di vedere il bagno vi faccio vedere questi due poster con cornici che ho preso su Desegno. Ho un sacco, in realtà un sacco di poster di Desegno sparsi per la casa che vi farò vedere in questo video, ma appunto i primi due li ho messi già subito all'ingresso perché mi piacevano tantissimo e mi piaceva questa combinazione così con queste rose, cioè non è una combinazione in realtà preimpostata, cioè l'ho creata io, ma mi piacciono tantissimo queste rose così delicate, e poi naturalmente un omaggio a Coco Chanel con la sua citazione I don't do fashion, I am fashion, quindi mi sembra anche insomma molto carino ed elegante per l'entrata. Allora qui invece, Gatto Denver aspetta un attimo, qui vi devo far vedere il bagno prima, qui vi faccio vedere c'è appunto il bagno di servizio, diciamo in Olanda sono tutti così, c'è solo praticamente il WC con un lavandino e poi al piano di sopra c'è il bagno grande. Gatto Denver che ci accompagna, e questo è appunto il bagno piccolino di servizio, diciamo, e questo, se lo riconoscete, è lo specchio che avevo all'ingresso nella mia casa a Trieste, l'ho portato qua e siccome ci sta proprio perfetto qui ho deciso appunto di metterlo qua, quindi questo è il bagno piccolino. Anche in questo bagno ho messo la pellicola effetto marmo con lo stesso tappetino che c'è al piano di sopra, e qui avevo fatto il test, diciamo, prima qui, e devo dire per ora niente male, anche se non è rifinito benissimo, ma insomma per adesso va benissimo così, poi può darsi che ci metterò un piccolo battiscopa, mi avete consigliato, e può darsi che sia una buona idea. Se sapete dove posso ordinarlo commentate, datemi una mano. Quindi questo è appunto il bagno. Ok Gatto Denver, adesso possiamo andare in soggiorno. Allora qui non c'è niente di che, in realtà c'è solo una scarpiera che in realtà è molto comoda da avere qui all'ingresso,
E qua dentro invece non c'è niente di interessante, ci sono soltanto contatori, il modem, attrezzi, contatori e roba. Poi passiamo al soggiorno. Sì, sì, eccolo qua. Gatto Denver. Gatto Denver, ma sei incredibile. Ecco qua il soggiorno di cui sono molto 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 fiera, ragazzi. Adoro, adoro. Allora, non so da dove iniziare perché ci ho messo tanto impegno. Ah, e poi c'è quest'altra parte, lì c'è la cucina che vi farò vedere tra poco con Gatto Denver. Allora, qui appunto c'era l'ingresso, questa è la porta. Mi piace moltissimo la porta con questi vetri particolari, che poi quando a fine giornata, quando il sole, i raggi del sole entrano in casa, a volte si forma tipo l'arcobaleno, è molto carino. E lì c'è appunto l'entrata dove eravamo poco fa. Appena entriamo sulla nostra sinistra c'è questo, come lo chiamano? Una console. Questa è una console che ho preso su... Sì, ok, ho dovuto controllare, l'ho presa su My Furniture e secondo me è bellissima, sono innamorata. Poi, allora, questa lampada, se non sbaglio, l'ho presa su Maison du Monde. Questo è il libro di Cartier che mi hanno dato quando ho comprato il Love Ring. E poi ci sono alcune altre decorazioni in argento. Mi piacciono moltissimo queste rose. Sono rose vere, ma sono trattate in modo da rimanere, da restare sempre perfette. E mi erano arrivate con un pacchetto di Daniel Wellington. E mi piacciono, non lo so, ho voluto metterle qua. Ho iniziato da poco a lavorare con questo marchio, ragazzi, che si chiama Home Clean. E mi hanno spedito il nuovo robot aspirapolvere. Questo è sia aspirapolvere che lavapavimenti. Si chiama 360 Robo Vacuum Cleaner S9, è il nome del modello comunque, ed è fantastico. Allora, a parte che quello che avevo prima non aspirava più niente, quindi è tipo una rivelazione questo, ma è fantastico perché ha tipo una funzione di mappatura della casa e quindi ad un certo punto sa perfettamente come muoversi e dove andare per pulire nel più breve tempo possibile, anche se in realtà la batteria dura un sacco, e quindi sono molto molto contenta di questa nuova aggiunta, come potete immaginare, per i peli dei gatti e i sassetti della lettiera, i capelli eccetera, è fantastico. Devo ancora provare la versione lava pavimenti, ho provato solo l'aspirapolvere per adesso, ma è fantastico. Se non sapete di questo robottino, guardatevi, metterò il link giù nel box informazioni. Io appunto adoro. Ah, e tra l'altro hanno una garanzia, tutti questi robottini hanno una garanzia di 24 mesi e la consegna è gratuita per gli ordini superiori a 100 euro, quindi la consegna in questo caso è gratis. Poi subito qui sulla sinistra c'è un'altra console a specchio che io adoro. Questa non l'ho presa su My Furniture, l'ho presa su Beliani o su Maison du Monde. In linea generale tutti i mobili che vedrete in casa mia sono o di West Wing o di Maison du Monde o di Beliani, e qualcosina l'ho presa anche da Ikea. Adoro questa console, nei cassetti c'è un sacco di spazio, è molto elegante e non essendo effetto specchio appunto non tende a chiudere lo spazio, ma anzi fa sembrare tutto più grande. E ho messo qualche decorazione in argento su questa console. Questa sono molto contenta di farvi vedere, l'ho presa in Sicilia in una ceramicheria, se non sbaglio si chiamano così, ed è la classica pigna. Volevo metterla nel mio studio accanto a tutti i souvenir dei posti in cui sono stata, però è talmente bella che secondo me sta benissimo qui subito in soggiorno. Poi qua sopra, come potete vedere, c'è questo specchio, questo è meraviglioso, l'ho preso su, sì, anche questo su Maison du Monde sicuramente, volevo appenderlo, ma sia io che Neil abbiamo provato con il trapano che ho a fare dei buchi in questo muro ed è impossibile, quindi l'ho semplicemente appoggiato alla parete in attesa di comprare forse un trapano più, non lo so, più potente, che ne so, non lo so cosa devo fare, ma questo muro
è praticamente indistruttibile e non si riesce praticamente ad appendere nulla, però sono molto comunque contenta del risultato, che secondo me è molto elegante. E queste le ho prese, sono andata da un fioraio qui vicino al Alkmaar, o era vicino Amsterdam, non mi ricordo, comunque un fioraio qua nei dintorni, insomma, e ero lì per prendere fiori per il giardino, ma ho visto queste piume, mi sono innamorata, ho preso subito questo vaso e le ho messe qua. Non lo so, secondo me sono bellissime, ragazzi. Poi qui, ecco, questa è un'altra stampa e cornice meravigliosi di disegno, ragazzi, con la Torre Eiffel. Sapete quanto io ami Parigi e quindi non appena l'ho vista doveva essere mia, preferirei appenderla naturalmente, ma appunto sto aspettando che sia possibile. Nel frattempo è molto bella anche qui. Poi qui ci sono questi tre libri decorazione dei, insomma, diciamo di tre dei miei brand preferiti, possiamo dire così, che cosa ne dite? Poi qui c'è il mobiletto per la TV, questo vorrei rivestirlo con quella pellicola in marmo, che cosa ne dite? Secondo voi è una buona idea oppure no? Secondo me sarebbe carino, e questo l'ho preso su IKEA. Ed è anche molto pratico perché ci sta un sacco di roba. E questa è la mia TV, è nuovissima ed è un 55-60 pollici, non mi ricordo, comunque più grande rispetto a quella che ho nella mia casa a Trieste, che ho lasciato lì. Perché quando io filmo Gatto Denver deve sempre farsi il bidet sul divano o sul mio letto, è una cosa incredibile. Comunque andiamo avanti su questa parete, qui ci sono altri quadri, anche questa l'ho presa su Desenio, e anche questa qui bellissima con la scritta Love. Questo invece, che non ho appeso benissimo ma non commentiamo, è invece un quadro di un pittore, insomma, delle mie zone, molto conosciuto, ed è stato un regalo di mio papà. E qui invece c'è, in realtà c'è il calorifero, questo è una specie di coso che copre il calorifero perché sono onestamente molto brutti e quindi li hanno ricoperti così. E qui ho semplicemente, anche questo è di Saint Laurent, e ho semplicemente decorato con qualche cosina, ma direi che non è decisamente, non è definitiva questa parte, dovrei un po' cambiarla, consigliatemi un po'. Ma veniamo finalmente alla zona divano, che è un po' la mia zona forse, diciamo, preferita della casa, perché sono riuscita ad arredarla perfettamente ed è finita, cioè per me così, diciamo, questa zona è perfetta, anche se forse prenderei un tappeto più grande col senno di poi, ma non ne sono sicura. Secondo voi c'è qualcuno che se ne intende? Consigliatemi, secondo voi potrebbe starci meglio un tappeto più grande oppure no? Comunque, a parte questo, per me questa zona è bellissima. Allora, iniziamo. Questo tavolo l'ho preso su West Wing, volevo prendere quello rettangolare in marmo, ma era sold out, e quindi poi ho preso questo, che è molto carino comunque, e tutti i dettagli, vedrete, in soggiorno sono argento, e anche appunto il tavolino, come potete vedere, e il ripiano è appunto in vetro marmorizzato, come si dice. Queste rose meravigliose sono le stesse, della stessa, praticamente lo stesso procedimento di quelle che vi ho fatto vedere prima di Daniel Wellington, sono rose vere ma trattate in modo da restare sempre bellissime, e queste sono un regalo dell'azienda The Roseland Company, dateci un'occhiata se non lo conoscete, perché secondo me come arredamento sono fantastiche. E noterete che un po' tutti, guardate Denver senza vergogna proprio, tutti, insomma, i colori su cui mi sono voluta concentrare per il soggiorno sono l'argento ed il rosa, e quindi sono molto contenta di aver scelto questo abbinamento perché mi piace tantissimo. Poi il divano, ho cercato in lungo e in largo un divano che mi piacesse, non ho trovato nulla né su Maison du Monde né su West Wing, insomma alla fine l'ho preso da IKEA perché ho trovato esattamente il divano che volevo, è grande, mi piace lo stile, e tutti mi chiedono dove ho preso il divano, e l'ho preso da IKEA. Il tappeto invece
fece anche questo, se non sbaglio, Maison du Monde, e anche il Puff. Vi faccio vedere un attimo il Puff perché è bellissimo, anche questo l'ho preso sì, su Maison du Monde. Purtroppo non è contenitore, mi piacerebbe un Puff contenitore, ma questo secondo me è bellissimo e dai peli si vede che Gatta Stellina ama andare a dormire su questo Puff. I cuscini invece li ho presi tutti su Maison du Monde, tutti quanti su Maison du Monde, e li adoro anche questi. Notare i colori argento e rosa. Allora, poi qua dietro, anzi vi faccio vedere prima il nuovissimo castello grattino tiragraffi dei gatti, che è veramente bello grande. Notare però che sono così pigri che sul piano superiore non ci vanno quasi mai. Qua dentro ci sono tutti i loro giochi e sanno che quando vogliono giocare praticamente vanno, prendono. Qui c'è Gatta Stellina che fa la nanna, quindi non rompiamole. Scusa Gatta Stellina, non rompiamole troppo le scatole. Questo è il suo posto preferito, a parte il Puff, lei va a fare la nanna qua. Poi da questa parte, allora lì c'è la sala da pranzo, prima vi faccio vedere, sono molto fiera e vi devo assolutamente raccontare le vicissitudini, ragazzi, per comprare questa. Allora, io l'ho ordinata su tre siti diversi, no, su due siti diversi, e due volte mi è arrivata rotta. Quindi la seconda volta, invece di fare il reso, visto che non era tanto distrutta come l'altra, e praticamente l'ho incollata io perché mi piace troppo, e quindi sì, questa è la storia praticamente di questa statua di Buddha che sembrava non fosse destinata a stare in questa casa, ma ce l'ho fatta in qualche modo. E poi c'è quest'altra decorazione, sono, non saprei come chiamarle, sono come delle piume, per fortuna i gatti manco queste se le filano, sono molto contenta di ciò, e ho preso sia quelle che il vaso su, sempre su Maison du Monde, sì, penso proprio di sì. Ma andiamo verso il giardino, vi faccio vedere il giardino, anche se il tempo era decisamente dei migliori quando vi ho fatto l'home tour della casa vuota, che c'era il sole. Allora, ho appena fatto potare tutte le siepi, prima era disastroso, e qui non ho i cuscini naturalmente perché c'è un vento un pochino forte oggi, ma teoricamente qui ho tutti i cuscini per, diciamo, tipo la lounge. E se avete visto il mio home tour già quando la casa era ancora vuota, insomma, conoscete il tutto. Però c'è una super novità, perché ho preso un super barbecue che in questo momento è coperto perché pioveva, lo vedrete in una giornata di sole, ma ho preso un barbecue fantastico, bello grande, molto proud. Qui c'è un girasole meraviglioso, aveva addirittura quattro teste di fiori aperte, bellissimo, però adesso qui appunto sta iniziando l'autunno, quindi non penso fiorirà più. E qui ho preso questo vaso per gli uccellini, per raccogliere l'acqua in modo che possano venire qui se hanno sete o si fanno il bagno a volte, sono troppo carini. E poi una cosa che ho aggiunto sono tutte queste luci, tutto attorno al giardino, e sono luci con pannelli solari, quindi si ricaricano di giorno e poi la sera si accendono e illuminano tutto il giardino, ma senza batteria, ma appunto solo a pannelli solari. Poi cos'altro c'è di nuovo? Beh, ho preso alcuni vasi, alcuni fiori, le ortensie che adoro ma che appunto non credo fioriranno più perché ormai fa freddo, e qui ho preso un ognomo da giardino che ho sempre voluto avere, e molto, in modo molto scontato, lo so, ma l'ho chiamato David. Commentate se conoscete, se vi ricordate del cartone con la sigla di Cristina D'Avena, David Gnomo. Comunque ok, si chiama David. Questa è un'altra visuale del giardino, lì c'è la casetta degli uccellini, e proprio lì vicino, non dentro ma vicino, c'è ancora il nido dei merli, ve lo faccio vedere, anche se ormai sono grandi e sono volati via, ma era, non so se si vede, era qua. Eccolo. Qui sulla panchina, mi piace moltissimo questa zona con la panchina, e qui ho preso questa, non so come chiamarla, per gli uccellini ci ho messo tutti, insomma
ho preso il cibo per gli uccellini e l'ho messo qua, praticamente loro vengono a mangiare. E questo invece era già qui in giardino, l'ha trovato Vic tra i cespugli tipo, e adesso è qua praticamente. Poi qui, come sapete, c'è l'accesso al canale. Andiamo a vedere se ci sono le folaghe. Finalmente mi sono mi ricordo che si chiamano folaghe. Eccole qua, e questo è il piccolino che ormai è grande, che ho chiamato Oscar, se vi ricordate, con mamma e papà. Sono sempre qua perché gli do un sacco da mangiare, infatti è diventato cicciolissimo. E qui ci sono i gradini e con il piccolo moletto per andare, insomma, verso l'acqua. Oggi si può proprio vedere che sta iniziando l'autunno, anche se in realtà ci sono 20 gradi, 18-20 gradi, quindi è ancora fattibile. E questo è il panorama adoro queste ninfee quando c'è il sole. No, sono comunque aperte, si vedono, sono meravigliose. Ciao Oscar. Qui c'è la sala da pranzo che vi devo ancora far vedere, e queste due sono invece le porte del soggiorno, barbecue e giardino. E là sopra ci sono le stanze e là sopra c'è un'altra stanza, ma ci arriveremo. Quindi rientriamo in casa e continuiamo il tour. Andiamo verso la sala da pranzo, così la vedete, anche se ci ho già filmato diversi video, quindi la conoscete. Anche qui c'è questa porta con questi vetri bellissimi che creano arcobaleni, li adoro. E qui c'è la sala da pranzo. Allora, qui c'è il garage a destra, c'è una piccola zona appunto tipo garage, però in questo momento è strapiena di scatoloni per tutti i pacchetti che mi arrivano, quindi non riesco proprio ad aprirla, però ve lo farò vedere il garage, ma è la cosa meno interessante della casa. Comunque questa è la sala da pranzo. Denver. Qui c'è il famoso armadio della discordia che non riesco a dare via, quindi se qualcuno vuole questo armadio, no, a parte gli scherzi, però alla fine è rimasto qua e forse lo butterò, forse no, non lo so, vorrei prendere piuttosto un mobiletto basso perché questo chiude un po' l'ambiente e consigliatemi voi. Queste sedie sono molto particolari, lo so, me ne rendo conto, ma a me fa impazzire questa combinazione, mi piacciono tantissimo. Ho preso 4 sedie trasparenti e queste le ho trovate su Amazon, ma non saprei proprio dirvi, non mi ricordo proprio il venditore, ma le ho prese su Amazon, sono stati anche abbastanza veloci. Whatever. Queste rosa invece, che io amo alla follia, ragazzi, sono di Maison du Monde e sono state il suggerimento di una follower che mi ha fatto un disegno della sala da pranzo. Praticamente mi ha creato una sala da pranzo e come sedi mi aveva consigliato queste, che sono quelle che io poi ho preso, e appunto sono di Maison du Monde, questo bellissimo, lo definirei forse un rosa antico, un rosa cipre antico, bellissimo. E come, allora, il tavolo l'ho preso anche questo su Maison du Monde, se non sbaglio, sì, ve lo dicevo, la maggior parte sono di questi siti qua. E poi è anche molto singolare, me ne rendo conto, il fatto di averle messe non tutte uguali, però a me piace tantissimo l'effetto finale. I gatti di là intanto si stanno uccidendo, stanno ammazzando. Questo è il centro tavola, che è un vassoio in argento con una candela profumata e un'altra candela, e queste sono... anche questi sono di Maison du Monde con un vaso in argento. E questa da un'altra angolazione. Oh, è arrivata anche Gatta Stellina. Ciao Gatta Stellina. Tartellina? Niente, come al solito. Salve. Salve signora Gatta Stellina. Quindi questa è un'altra visuale della sala da pranzo che appunto affaccia sul giardino. E qui, come potete vedere, ci sono altre 2 stampe di disegno, e se le riconoscete sono quelle che avevo già a Trieste nella mia casa in Italia e le ho portate con me.
Al piano di sotto avete visto tutto, quindi direi di andare al piano di sopra. Usciamo dalla sala da pranzo. Questa è la visuale del soggiorno da qua. Sto cercando di farvi vedere tutte le angolazioni possibili, così quando filmo i vlog vi sentite a casa e conoscete perfettamente tutto quanto. Per me è importante, ok, ve l'ho detto 500 miliardi di volte, ma è così. Ma prima di spostarmi al piano di sopra, naturalmente devo farvi vedere la cucina, ragazzi, che è subito sulla sinistra. Qui c'è l'entrata, appunto, subito sulla sinistra c'è la cucina. Eccola qua, questa è la cucina. Tulipani olandesi. Qui ci siamo io, Gatto Denver e Gatta Stellina versione Simpson. Adoro, adoro, fantastico questo. E poi qui c'è appunto la cucina. Questa è un'orchidea che molto fieramente ho portato dall'Italia, ho portato da Trieste e ce l'ho da maggio ed è ancora viva e vegeta, il che mi riempie di gioia, guardate quanto è bella. E poi qui appunto, vabbè, questo è il lavandino, ho preso questo portasapone in marmo, c'è anche lo spazio per la spugnetta su Amazon se non sbaglio. E vabbè, che cosa posso dirvi? Ah, devo assolutamente parlare degli elettrodomestici nuovi che ho preso. Ma Gatto Denver, cosa c'è? Ma Gatto Denver cosa c'è? Lo conoscete? Gatto Denver è così, ragazzi. Sì, sì. Questi, lo vedete subito, sono uno dei miei ultimissimi acquisti. Sono appunto i miei nuovi... Allora, vi faccio vedere tutto nel dettaglio. Allora, questo è il bollitore, come sapete, sono un amante delle tisane, dei tè caldi, però appunto in particolare delle tisane alla frutta. E quindi ho preso il bollitore rosa rigorosamente. E poi il frullatore che avevo in Italia era un rottame, cioè decisamente era un rottame, e quindi sono molto contenta di aver preso questo. Adoro, sono bellissimi. E poi volevo prendere il microonde, perché in realtà il forno pensavo avesse il microonde, ma non ce l'ha, e quindi ho dovuto prendere il microonde. Ma la Smeg non fa il microonde rosa, almeno io non l'ho trovato, e quindi però ne ho trovato un altro della stessa identica tonalità di rosa, ragazzi, ed è questo della Schneider. L'unica cosa che mi dà molto fastidio è che qui all'interno, non so se riuscite a vederlo, ma c'è un piccolo coriandolo, sembra di carta, e mi è arrivato così e bisognerebbe smontare tutto quanto per toglierlo, quindi io non so come fare, ma mi dà un fastidio che... Non lo so, a voi non darebbe fastidio? Cioè, buh, quelle cose tipo OCD, se sapete come fare ditemelo. Comunque, sì, questi sono i miei nuovi elettrodomestici rosa e li adoro. Poi questo, come avete visto, è il... questi sono i fornelli, ce ne sono 6, non ho mai avuto 6 fornelli nella mia vita, anche il forno è gigantesco. Quindi è veramente una bella cucina. Qui c'è il frigorifero che non mi fa impazzire, ma è il frigorifero che era già presente nella casa. E poi andiamo finalmente verso il secondo piano. Qui c'è l'entrata e qui... Ah sì, questa ve la volevo far vedere, ma penso che si faccia anche in Italia, ma c'è il coso per il buco per le lettere, praticamente quando c'è posta mi lanciano direttamente la posta dentro casa, mi fa prendere un colpo ogni volta. Comunque, andiamo finalmente verso... Ah no, vi devo far vedere soltanto, vabbè, non è niente di interessante, ma magari vi chiedete che cosa ci sia all'interno di questa porta, ed è semplicemente una specie di storage room. Accendo la luce ed è appunto un piccolo sgabuzzino, come si chiama? C'è l'aspirapolvere, questi sono i mobiletti del bagno e qui ci sono tutte le mie bottiglie, latte, Coca-Cola, attrezzi e roba varia. E le bottiglie, queste sono le casse con cui mi arriva la spesa. E all'interno ci metto sempre le bottiglie vuote perché qui si riciclano e per ogni bottiglia praticamente vengono restituiti 25 centesimi e quando vengono a portarmi la nuova spesa ritirano anche le bottiglie, è un servizio fantastico. Ok, adesso possiamo andare finalmente verso il secondo piano. Scusate.
scale per niente ripide come sempre in Olanda. E qui siamo appunto al secondo piano, tutte le porte sono chiuse, adesso vedremo tutto, ma qui subito, non appena saliamo le scale, c'è questo che è un mobiletto che si può usare anche come comodino, ma io ho voluto metterlo qui in corridoio, anche questo effetto specchio e se non sbaglio di Maison du Monde, lo adoro, secondo me è meraviglioso e ci ho messo, l'ho decorato insomma con questa rosa sempre di The Roseland Company che mi ricorda tantissimo la rosa della Bella e la Bestia e poi con questa Torre Eiffel e sì, mi piace tantissimo e poi qua sopra c'è un altro poster, un'altra stampa di disegno e sì, è semplice ma secondo me è molto carino. Non appena saliamo le scale, subito sulla destra c'è la mia prima cabina armadio che avete già visto se avete visto il tour delle mie due cabine armadio, ma appunto si trova qui. Non appena saliamo le scale, qui c'è questo mobiletto e poi subito sulla destra c'è la prima delle mie due cabine armadio, qui ci sono ancora tutte le ultime scatole dall'ultimo video haul che non ho ancora messo a posto, comunque è un po' cambiata in realtà da quando l'avete vista nel video, perché qui sulla destra ho aggiunto una colonna per poter far spazio allo specchio, adesso vedrete, per il resto diciamo che e c'è l'aggiunta bellissima della mia ultima Chanelina, che è stupenda. L'adoro, cioè a volte vengo qui solo per ammirarla, non vi dico altro. E queste sono le mie borse, ho messo lì buste, scatole Chanel perché non so più dove metterle. E qui ci sono tutte le mie meravigliose borse. E questa colonna invece per le scarpe, ma prevedo che molto spesso verrà svuotata per far spazio a nuove borse. Questo è invece il puff che ho preso su Maison du Monde, anche questo è di questo bellissimo rosa antico, stesso identico colore delle sedie che ho nella sala da pranzo e che vedrete tra poco anche su un'altra poltrona, comunque è questo puff con questo dettaglio dorato che mi è piaciuto tantissimo. Qui c'è un tappetino rigorosamente rosa e dall'altra parte ci sono le scarpe con altre buste che non so più dove mettere e tutte le mie sneakers, tutti gli stivali, le décolleté, un sacco di sneakers, collezione in aumento e questo è quanto. Altra novità però che non avete visto da questa parte, ho messo questo specchio che mi sa che ho preso anche questo su Maison du Monde se non sbaglio. Ed è ancora più grande di quello che c'è giù in entrata, ma mi piace tantissimo, insomma, per vedere come stanno gli accessori, eccetera, volevo uno specchio grande. E quindi, ragazzi, sì, magari da un'altra prospettiva, se non mi ammazzo prima, vi faccio vedere da un'altra prospettiva la cabina armadio, che sarebbe appunto la cabina armadio degli accessori. Adesso andiamo a vedere la cabina armadio dei vestiti veri e propri, anzi la vedremo tra un po'. Prima andiamo, quindi usciamo, la seconda porta, diciamo sulla destra o comunque davanti, non appena saliamo le scale, è questa che è la porta della mia camera da letto. Entriamo quindi subito nella mia camera da letto che non avete ancora visto per bene. Ed eccola qui ragazzi, qui c'è l'entrata, la porta d'entrata, lì ci sono le scale ancora per il terzo piano che c'è un'altra camera. E questo è il letto che ho preso su Beliani e adoro alla follia. Altre stampe, queste le avete viste su Instagram di disegno, non sono perfettamente centrate perché inizialmente avevo messo il letto un pochino più a sinistra, poi ho cambiato idea, però per adesso può andare benissimo così, con i miei cuscini, sono gli stessi comodini che ho in Italia, cioè non sono gli stessi, ma sono lo stesso modello, perché mi piacciono tantissimo, i comodini sono di Ikea invece, e questa è la stanza e qui invece i tappetini, anche questi, Maison du Monde. Vi faccio vedere la vista
dalla mia camera da letto, che già avrete intravisto forse nei vlog. Si vede il canale con le ninfee, i cigni che passano. E qua sotto si vede anche il mio giardino. Da quest'altra parte, allora, qui volevo appendere questo specchio naturalmente e altri quadri, ma è appunto impossibile fare i buchi su questo muro, quindi l'ho semplicemente per adesso appoggiato qui alla parete. Questo comò è in coordinato con i comodini, anche questo di Ikea, questo già ce l'avevo. E qui c'è la mia collezione di profumi, potrei farvi un video dedicato se vi interessa. E qui ci sono altre cosine, soprammobili, portagioielli, candele profumate. Da quest'altra parte invece, già presente nella casa, c'è questo, questo armadio con un'anta a specchio che mi piace molto, vi dirò. Ed è molto pratico perché ci sta un sacco di roba. Niente di interessante in realtà. Ci sta un sacco di roba in questo armadio, sono contenta di averlo trovato qua. E poi qua dietro c'è, vabbè, questa è una panca nuova di zecca, avevo preso in coordinato con il letto, volevo metterla ai piedi del letto quando inizialmente la testiera l'avevo messa contro il muro. Era perfetto, ci sarebbe stata benissimo, però non mi trovavo bene, non so perché, a dormire così. Non so perché, con la finestra dietro di me quando dormo, non so perché, quindi poi l'ho cambiato, anche se adesso non posso più utilizzarla, ma la tengo assolutamente perché la userò sicuramente in futuro. Ho solo bisogno di qualcuno che me la porti giù perché è pesantissima, ma qui c'è un appendiabiti che era già presente appunto, e qui c'è la mia vestaglia di Victoria's Secret. Tuturu. E direi, ragazzi, che questo è quanto per quanto riguarda la mia camera da letto. Direi di proseguire e andiamo verso l'altra cabina armadio che si trova, è la terza stanza che vediamo al secondo piano. Cerco di farvi capire al meglio che posso. Qui a destra c'è appunto la cabina armadio degli accessori, la stanza da letto, e qui arriviamo alla seconda cabina armadio. Eccola qui, questa è la cabina armadio, insomma vera e propria dei vestiti, diciamo. Qui appunto, come vi dicevo, aggiungerò altri cassetti e probabilmente farò lo stesso anche qua. Comunque già la conoscete abbastanza bene. L'unico cambiamento che ho fatto è stato aggiungere questo specchio che ho portato da Trieste, se lo riconoscete. E qui c'è la mia nuovissima giacca, camicia, come si vede, ecco, forse così la vedete meglio, giacca, camicia Saint Laurent, che non vedo l'ora di indossare quando farà un pochino più fresco. E da quest'altra parte ci sono altri vestiti, più estivi e gonne. Qui c'è il mio quadretto con gatto Denver. E sì, e questa è la cabina armadio, ragazzi. Non vi faccio vedere niente in particolare perché già la conoscete dal mio tour. Quindi questo è quanto. E poi l'ultima porta che ci manca è questa, la quarta ed ultima del secondo piano, prima di salire le scale, ed è la porta del bagno, che conoscete dal mio room makeover sicuramente. Qui c'è la vasca con tutti i miei prodottini, l'asciugapennelli di Sigma e la nuova credenza che adoro. Il pavimento, vi dirò, sta resistendo molto bene, l'ho già lavato e per adesso è perfetto, ragazzi, quindi speriamo che rimanga così. E poi qui c'è il lavandino con il mio nuovo specchio e qui altre decorazioni. Probabilmente metterò, sposterò le mensole all'interno in modo da mettere il, lo spazzolino all'interno dello specchio, perché mi dà un po' fastidio qui. Secondo me sarebbe molto più bella senza questa, questa mensolina. Comunque queste sono alcune decorazioni e questo è il bagno. Con la lettiera che non è bellissima, ragazzi, ma this is real life.
e non voglio modificare nulla, voglio farvi vedere la casa così com'è e così come la vedrete nei vlog. E poi saliamo al terzo piano. E qui subito sulla mia destra c'è questa zona che ho arredato secondo i vostri consigli. Non sapevo bene cosa farci e alla fine ho voluto, mi avete scritto in tantissimi, Nicole mettici una poltroncina, una pianta, qualcosa di carino, e quindi così ho fatto. Inizialmente avevo preso solo la poltrona, poi mi avete detto Nicole una bella pianta, e alla fine così ho fatto e penso che sia bellissima. Anche questo tavolino effetto marmo l'ho preso su Maison du Monde, questo però ha le decorazioni in oro, e questa è appunto questa piccola zona prima di entrare nel mio studio. Salendo le scale, quindi qui c'è questo corner con la mia poltroncina. Ah, infatti volevo farvi vedere anche questa, è di questo bellissimo rosa antico che viene ripreso un po' in più, più stanze della casa, quindi mi piace moltissimo. E poi invece subito sulla sinistra delle scale invece c'è un grande spazio, una grande zona lavanderia, ma in questo momento non ve la faccio vedere perché è incasinatissima. Sono rientrata da poco dalla Sicilia e devo lavare un sacco di roba, quindi no comment, però questo già l'avete visto, ma vi faccio vedere di nuovo appunto questo paravento che ho preso su Maison du Monde con queste palme dorate meravigliose, un po' per dividere la zona studio dalla zona lavanderia. E sono abbastanza soddisfatta, insomma, diciamo, del risultato. Inizialmente anche questo mi era arrivato rotto e ho fatto il... cioè li ho contattati e me ne hanno spedito un altro. E poi, appunto, arriviamo finalmente al mio studio, ragazzi. La porta si sta aprendo da sola, inquietante. Arriviamo al mio studio. Qui prossimamente voglio fare un makeover completo e cambiare tutto. Però per adesso è così. E qui sulla destra, vabbè, qui c'è la stampante sulla scatola, ma è nuova, niente di interessante. La scrivania, questi sono gli ultimi pacchetti che mi sono arrivati. Guardate che meraviglia, ragazzi, c'è la Naked Ultraviolet, ma ve la farò vedere anche meglio in altri video e anche su Instagram. Quindi sì, ci sono gli ultimi prodotti, due pacchetti da Urban Decay e uno da Banana Beauty. E questa è la mia zona filming, che però cambierò perché non mi sto trovando benissimo, però questa è la sistemazione che ho adesso. E qui c'è il mio computer, la sedia di Maison du Monde, la scrivania invece è di Ikea, e qui ci sono le luci, la mia reflex sul treppiedi, piccolo treppiedi per il cellulare, e sì, equipaggiatura da youtuber. Poi subito sulla destra c'è il mio divano letto per gli ospiti, così quando vengono gli ospiti hanno una stanza tutta per loro, e questo è lo stesso divano che avevo anche in Italia. Qui continua a persistere il problema, appunto, per poter appendere questo, datemi consigli ragazzi, questa scritta, però siamo riusciti a cambiare la luce, non è più quella orribile luce con quel pallone da football, grazie al cielo, anche se Neil un pochino poteva camuffarla meglio, ma comunque sono molto contenta. E poi da questa parte, le avete viste, ci sono le mie, tutte le mie cosine, delle vari regali delle aziende e ricordi, la mia collezione di fatine. Poi da questa parte c'è la mia specchiera, anche questa è di Ikea, e anche qui vorrei metterci la carta lucida effetto marmo sul ripiano, che cosa ne dite? Ah, qui c'è la mia nuova crema Mani Chanel che avete visto nell'ultimo video haul, è fantastica ragazzi, mi piace un sacco. E qui ci sono, vabbè, alcuni prodottini, i miei rossetti preferiti, questi mi sono appena arrivati da Too Faced e da MAC. E poi appunto ci sono i miei pennelli, e qui ci sono altre cosine che sto provando, le cosine che mi sono arrivate
da poco da Dior e altre cosine appunto che sto provando, che uso molto spesso. E qui ci sono tutti i miei mini di Benefit che mi hanno mandato da Benefit, perché sanno che adoro i mini size. E poi da quest'altra parte invece ci sono i miei 4 Alex di Ikea stracolmi di prodotti e di trucchi, ragazzi, che avete già visto se avete visto il tour del mio nuovo studio, quindi non entrerò nel dettaglio, ma appunto sono strapieni di roba. E qui ci sono altre cosine, smalti, Chanel, Essie, Givenchy, e poi queste mini jewel candle, sono carinissime, del calendario dell'avvento, e poi altre cosine del mio kit con Benefit e set di rossetti Urban Decay Makeup Forever. E direi che questo è quanto per il mio studio. Ok ragazzi, questo era il long tour completo della mia nuova casetta in Olanda. Se avete, mi raccomando, consigli o suggerimenti, idee per la mia casetta per quanto riguarda l'arredamento, ma in generale, scrivetemele nei commenti, così mi date una mano. Io vi ricordo di mettere like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale attivando la campanella. Vi mando un bacio grandissimo, vi do un abbraccio forte, 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 forte. E noi ci vediamo come sempre domani alle 17:30 puntuali. Ciao!